Non si ferma all'alt senza patente con un coltello al seguito. Arrestato dai carabinieri di Mazara un pregiudicato castelvetranese. Il segretario generale dell'UGL Sicilia, Giuseppe Messina, interviene sulla crisi dell'economia del mare a Mazara e sulla mancata escavazione del fiume Mazzaro, che mette a rischio la sicurezza della comunità. A Mazara numeri da record per la festa del pane e della pasta Spring Edition. Musica, cultura, cucina e spettacolo è il titolo della rubrica Secondo me a cura del dottor Riccardo La Rosa. Ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori al consueto appuntamento con l'informazione di Tele 8. Come sempre entriamo subito nel vivo del nostro telegiornale parlando di cronaca. L'avete sentito nei titoli, a Mazara non si ferma all'alt senza patente e con un coltello al seguito, arrestato dai carabinieri un pregiudicato castelvetranese. I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi o d'oggetti atti ad offendere, un pregiudicato castelvetranese di 49 anni. I militari dell'arma, intenti ad eseguire un posto di blocco nel quartiere di Mazara 2, hanno intimato l'alt al 49enne che con in auto un passeggero è sprovvisto di patente di guida non si sarebbe fermato, dandosi a precipitosa fuga per le vie cittadine. Dopo averlo bloccato, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare, trovando l'uomo in possesso di un coltello a serramanico e il passeggero, un pregiudicato di 42 anni, in possesso di un coltello a serramanico e un coltello a farfalla. I carabinieri hanno quindi proceduto all'arresto del 49enne che a seguito di udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano e alla denuncia del passeggero per porto ingiustificato di armi o d'oggetti atti ad offendere. Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un pregiudicato alcamese classe 84. L'uomo sarebbe stato sorpreso a consumare crack all'interno del bagno di un bar della centralissima via Fardella, dopo che avrebbe provato invano a vendere lo stesso stupefacente a un dipendente dell'attività commerciale in cambio di un posto appartato dove poter fare uso della sostanza. Il dipendente, a seguito di quanto accaduto e notato il 39enne chiuso in bagno da molti minuti, ha richiesto l'intervento dei militari dell'arma. All'arrivo dei carabinieri l'uomo era ancora all'interno del bagno. La successiva perquisizione personale permetteva il ritrovamento sulla persona di ulteriore grammo di sostanza stupefacente che è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri. Furto e indebito utilizzo di carta di credito. Denunciato 35enne di Castellammare del Golfo dai carabinieri. Sentiamo. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno denunciato un pregiudicato del posto di 35 anni per una serie di furti che avrebbe messo a segno negli ultimi giorni e l'indebito utilizzo di una carta di bancomat. Da un'indagine intrapresa dai militari dell'arma di Castellammare sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza sul 35enne in merito ad una serie di furti su autovettura denunciati negli ultimi giorni da cittadini del posto. Dagli accertamenti esperiti dai carabinieri tramite la visione di immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza e dall'escussione di alcuni testimoni, l'uomo sarebbe il presunto responsabile di un furto su autovettura di una carta bancomat che avrebbe utilizzato dopo per prelevare la somma di 250 euro presso uno sportello ATM del centro cittadino, di un furto su autovettura della somma di 100 euro in contanti e del furto di un'auto avvenuto il 23 aprile scorso, poi ritrovata abbandonata in una zona isolata del paese e riconsegnata dai carabinieri alla denunciante.
I carabinieri della stazione di Poggio Reale hanno arrestato un uomo classe 73 per il reato di furto aggravato commesso nel 2018 in esecuzione di un provvedimento emesso dall'ufficio di sorveglianza di Agrigento che ne disponeva l'espiazione della pena residua di 7 mesi in istituto penitenziario. Il cinquantenne, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, noto alle forze dell'ordine per i precedenti di polizia a suo carico durante un servizio di controllo del territorio eseguito dai carabinieri pochi giorni fa, veniva notato dalla pattuglia dell'arma nei pressi di un bar del paese, in violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. Accertata l'assenza di permessi che ne giustificassero la presenza in loco, i carabinieri lo denunciavano all'autorità giudiziaria. Il provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni alla prescrizione imposta dalla misura alternativa cui il cinquantenne era sottoposto, accertata e documentata dai militari dell'arma. L'arrestato, terminati gli atti di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Sciacca. La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo nei giorni scorsi ha sequestrato 200 kg di gamberi e sugarelli in uno stabilimento ittico abusivo. Sentiamo. Nei giorni scorsi la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, congiuntamente alla Polizia Municipale e all'ASP Veterinaria di Trapani, sezione Mazara del Vallo, ha ispezionato uno stabilimento ittico abusivo in prossimità del centro cittadino di Mazara. I militari della Guardia Costiera, una volta effettuato l'accesso all'interno della struttura, hanno constatato la presenza di una cella frigorifera contenente prodotto ittico fresco e congelato in cattivo stato di conservazione, il tutto senza alcuna documentazione necessaria attestante la tracciabilità del prodotto. Data la fattispecie illecita riscontrata, così come previsto dalla normativa di settore, al titolare della società è stato elevato un processo verbale pari a 1.500 euro per mancata tracciabilità del prodotto ittico presente, il quale è stato sottoposto a sequestro. La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo continuerà nei prossimi giorni ad effettuare controlli relativi alla conservazione e alla vendita di prodotti ittici al fine di tutelare il consumatore finale e garantire allo stesso la consumazione di alimenti trattati a norma di legge. La comunità scout, ma anche tutta la società mazzarese, piangono un uomo che nel corso della sua vita si è dedicato anima e corpo alla formazione delle giovani coscienze. Capo Francesco Asaro, come migliaia di mazzaresi amavano chiamarlo, è venuto a mancare ieri e lascia un vuoto incolmabile. È stato anche docente ed educatore. Una persona che ha avuto il merito di attrarre nel mondo scout del volontariato energie positive della nostra società. Da un punto di vista personale il dolore è doppio, in quanto perdo uno zio ma anche una figura che mi ha guidato nel percorso della vita e che mi ha attratto anche nel mondo dello scout. E di ciò gli sarò per sempre grato. Con queste parole il sindaco di Mazara del Vallo ha rivolto un pensiero e il cordoglio personale della città per la scomparsa dell'ingegner Francesco Asaro, venuto a mancare ieri all'età di 93 anni. Oltre che uomo retto e valido professionista, è stato per anni docente all'Istituto Superiore d'Altavilla a Mazara e scout fin dal 1949. È stato capo storico del gruppo scout FSE Mazara 2 praticamente fino quasi al termine della sua vita. Centinaia i messaggi di cordoglio che anche attraverso i social sono giunti alla famiglia in queste ore. I funerali di Capo Asaro verranno celebrati oggi alle ore 15 in cattedrale. E nel giorno della scomparsa dell'ingegner Asaro, il sindaco esprime inoltre il cordoglio della giunta all'assessore al bilancio Francesco Di Liberti per la scomparsa del suocero Pietro Russo. Cambiamo argomento. Il segretario generale dell'UGL Sicilia, Giuseppe Messina, interviene sulla crisi dell'economia del mare a Mazara e sulla mancata escavazione del fiume Mazzaro che mette a rischio la sicurezza della comunità. Il segretario generale dell'UGL Sicilia, Giuseppe Messina, interviene sulla crisi dell'economia del mare a Mazara e sulla mancata escavazione del fiume Mazzaro che mette a rischio la sicurezza della comunità mazzarese.
Dal governo Schifani giungono rassicurazioni attraverso la struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione siciliana, diretta da Maurizio Croce, in merito all'avvio dei lavori per il dragaggio del fiume Mazzaro. Si tratta del primo stralcio di un'opera dell'importo di meno di 900.000 euro, indispensabile per restituire navigabilità alle imbarcazioni a strascico, a quelle della piccola pesca artigianale e sicurezza alla comunità mazzarese. L'inizio dei lavori era previsto per i primi di aprile e invece l'ulteriore mese di ritardo pare sia da attribuire a cavilli procedurali che sembrano però essere stati superati. E ce ne vorranno almeno altri 6 prima di consegnare alle città il fiume navigabile dal momento di effettivo inizio dei lavori. Sosteniamo le preoccupazioni espresse da Federpesca attraverso il responsabile siciliano Santo Adamo, che parla di un serio problema di sicurezza per l'attività di pesca e per gli abitanti che vivono ai lati del fiume Mazzaro. Come UGL proseguiamo l'azione di pungolo e auspichiamo che non si perda più tempo e si avviino i lavori attesi da oltre un decennio dalla marineria e dalla cittadinanza mazzarese, per troppo tempo abituate alle esondazioni e ai conseguenti danni economici. Ormai è trascorso più di un anno dall'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori, appalto che è stato affidato all'operatore economico Ares SRL di Roma mediante procedura ristretta semplificata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Dall'accordo di programma del 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, finalizzato alla programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra i quali il dragaggio del fiume Mazzaro, sono trascorsi però ben 13 anni. Un'enormità per interventi classificati come urgenti e prioritari. La politica tutta in questo decennio è responsabile, così come lo strumento del codice degli appalti, che seppure risponda a principi di legalità e trasparenza, presenta procedure troppo farraginose che sviliscono ogni buon proposito, ragion per cui va riformato senza indugi dal governo Meloni. Ne è un esempio proprio il cosiddetto dragaggio del fiume Mazzaro, i cui lavori erano e sono necessari per mitigare le alluvioni e restituire sicurezza alla comunità mazzarese, alla marineria condannata nell'ultimo decennio a non poter navigare il canale, oltre ai danni subiti dai cantieri navali impossibilitati ad operare, con indubbi effetti negativi sui livelli occupazionali e sulla sicurezza. Non è più possibile gridare al vento che servono misure di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro per poi assistere a 13 anni per l'avvio di lavori necessari a restituire quella sicurezza a lavoratori e cittadini sbandierata inutilmente. A dichiararlo Giuseppe Messina, segretario UGL Sicilia. A Gibellina, Salvatore Balsamo è stato nominato assessore dal sindaco Salvatore Sutera. A lui vanno le deleghe alla programmazione e realizzazione dei lavori pubblici, urbanistica e SUE. Il nuovo assessore porta la sua esperienza acquisita nei tanti anni di lavoro al CRESM con i fondi europei. All'assessore Matteo Fontana sono state assegnate le deleghe promozione e sviluppo turistico, spettacolo, sviluppo economico e ivi comprese le politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato e SUAP. Il sindaco ha mantenuto la delega alla cultura e servizi museali. Gli assessori Antonio Ferro e Daniela Pirrello mantengono le deleghe precedenti. Viene così reintegrato il plenum della Giunta. C'è un altro candidato sindaco a Pantelleria e arriva proprio in extremis. Si tratta della consigliera comunale uscente Claudia Della Gatta, che si candida ad amministrare l'isola alle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio con la lista Pantelleria Della Gatta sindaco. Salgono così a 4 i candidati sindaco a Pantelleria. Oltre all'uscente Vincenzo Campo, sono candidati anche Angela Siragusa e Fabrizio D'Ancona, ai quali si aggiunge Claudia Della Gatta.
La misericordia di Mazara all'Istituto Ferrara per la formazione salvavita agli studenti. Il servizio. Lo scorso venerdì 28 aprile la Misericordia di Mazara a San Vito ha passato una giornata molto intensa ma soprattutto ricca di apprendimento presso l'Istituto Ferrara di Mazara del Vallo, dove i volontari hanno effettuato delle importanti lezioni agli studenti presenti. Manovre salvavita come massaggio cardiaco e disostruzione delle vie aeree sono stati gli argomenti chiave dell'incontro. Tanta partecipazione da parte degli stessi studenti che hanno dapprima preso una parte teorica e subito dopo hanno provato le manovre sui manichini e sui simulatori all'avanguardia messi a disposizione dall'associazione. Inoltre, tra gli importanti temi trattati, quello sull'importanza della donazione di sangue e organi. Tutto questo è stato possibile grazie al progetto Cuore, Donazione e Vita nella Scuola, promosso dalla Misericordia di Mazara San Vito, insieme all'Istituto e all'Avis Cittadina. Il tutto patrocinato dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, nella persona del Presidente Gaetano Galvagno, che da subito è stato sensibile e ha sposato l'importante iniziativa di formazione e per questo viene ringraziato. Un ringraziamento particolare inoltre va agli studenti che con grande attenzione hanno partecipato all'incontro e alla dirigente Licia Ingrasciotta per avere immediatamente sposato l'iniziativa, certi che si potrà continuare nel tempo. Semplici gesti possono aiutare il prossimo e la Misericordia si impegna ogni giorno affinché possa trasmettere agli altri le proprie conoscenze a beneficio di tutta la collettività. Si aggiungono al comune di Castelvetrano tre nuove figure importanti all'interno degli uffici comunali che colmeranno la mancanza di personale andato ormai in pensione da tempo. Precisamente il nuovo personale si rifarà di un istruttore direttivo amministrativo categoria D1, l'avvocato Maica Giacalone, che rafforza l'ufficio legale dell'ente, e di un istruttore tecnico categoria D1, l'architetto Pasquale Calamia, nel settore urbanistica. Entrambi saranno full time e a tempo indeterminato. Il terzo assunto, che andrà a occupare per 2 anni la gestione del PNRR, sarà l'architetto Giuseppa Bua. Si parla anche di un'assunzione di una quarta figura, che sarà un tecnico. La sesta edizione della Festa del Pane e della Pasta Spring Edition ha registrato numeri da record, superando di gran lunga le precedenti edizioni. Un'edizione nuova nella sua veste primaverile che è stata molto gradita dai mazzaresi e dai moltissimi turisti e visitatori che si sono riversati in città nelle 4 giornate della kermesse ideata da Francesco Foggia e organizzata dall'UNAC, l'Unione Nazionale Arma dei Carabinieri, sezione di Mazara del Vallo, e in collaborazione con la locale Proloco. Ascoltiamo il bilancio a fine manifestazione con l'ideatore Francesco Foggia. Organizzare un evento in aprile e non in agosto nella città di Mazara del Vallo, un lungomare così meraviglioso, il lungomare Mazzini, è qualcosa che veramente mi riempie di orgoglio. E la presenza massiccia di tutte queste grandi persone che abbiamo catalizzato qui proprio su questo maestoso lungomare è stato qualcosa di importante. Alcuni mi dicevano: Foggia, ma il lungomare di Mazara del Vallo è abbastanza grande, come fai a riempirlo? Si vede, dalle immagini si vede, c'è un'evidenza importante, ma non solo della tavolata di cui parleremo dopo, ma soprattutto di questo fiume di persone che fa avanti e indietro e si sta godendo tutti questi meravigliosi stand. Mazara ha voglia di riemergere, di ridare, di rifare. Oggi siamo al 30 aprile, abbiamo passato 4 giornate meravigliose, ogni giorno ci siamo superati, stasera abbiamo il sold out, e non è che l'abbiamo avuto per caso, perché c'è professionalità, c'è amore, ma soprattutto c'è tanta credibilità. Io chiedo scusa alla cittadinanza se abbiamo creato un po' di disagio in queste giornate, ma se i risultati sono questi, dico io che ben venga il disagio. Alla fine abbiamo creato un indotto importante. La cena dei 1000 è stata una cena discussa, vero? Ma i fatti parlano soli. Avere 1000 persone sul lungomare di Mazara del Vallo non era semplice. Avere 1000 persone seduti, tutti ci davano dei disfattisti, tutti ci davano, facevano delle proiezioni, 200, 300, 400, il risultato è qui, l'abbiamo portato, persone e amici che ci salutano, e io saluto
perché comunque attestati di stima ne abbiamo ricevute parecchi. Gli attestati di stima sono proprio qui con la gente che passa una serata conviviale all'insegna dell'allegria, all'insegna della condivisione totale, con magari davanti si trovano persone che non si sono mai conosciute, stasera magari fanno amicizia. Questa è la festa del pane. Qui c'è amicizia, c'è rispetto, ma soprattutto c'è un grosso impegno, ma c'è la grande voglia dello stare insieme. La festa del pane e la pasta fa stare insieme le persone, la cena dei mille è un esempio totale. Questa è la prima delle lunghe serie, perché oggi siamo sul lungomare di Mazara e abbiamo trattato anche un argomento importante, che è quello della legalità, è quello dell'impegno e del contrasto della mafia e le forti personalità. È quel talk che si è realizzato dove ha moderato Ettore Bruno, oggi l'ha fatta da padrona, e oggi abbiamo lasciato un bel messaggio da Mazara del Vallo, che la Sicilia, perché qui è presente la Sicilia, dice no alla mafia, c'è la voglia di riemergere. Ricordiamolo, Francesco. La Sicilia ha reagito bene, perché noi stasera qui abbiamo tanta gente che arriva da ogni parte della regione Sicilia, ma c'è gente che è arrivata dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Danimarca, si sono presentati, io sono orgoglioso. Abbiamo raggiunto un grande obiettivo, abbiamo creato un indotto importante, abbiamo avuto gli hotel, i B&B pieni, e questo significa che comunque abbiamo lavorato bene. In un periodo di aprile era difficile, e ringrazio veramente tutte queste persone, il magistrato Massimo Russo che mi ha sostenuto anche in questa importante iniziativa. Iniziativa lodevole. Io posso dire solo una cosa e concludo, che Mattia Messina Denaro da questo lungomare di Mazara del Vallo non passerà più. Musica, cultura, cucina e spettacolo, il titolo della rubrica Secondo Me a cura del dottor Riccardo La Rosa. Ascoltiamo. La musica, la cultura, la cucina e lo spettacolo sono quattro elementi essenziali della vita e della società. La musica è un'arte che ci accompagna in ogni momento della nostra vita, dalla musica popolare alle espressioni più sofisticate. La cultura include le arti, la letteratura, l'architettura e le tradizioni, e rappresenta l'espressione del passato e del presente di una comunità. La cucina inoltre è una forma espressiva della cultura che dà vita ai sapori e alle tradizioni locali. Lo spettacolo invece è l'arte che coinvolge lo spettatore nell'esperienza di un racconto, di una performance, di una rappresentazione in un'ampia gamma di forme, da quelle più classiche a quelle più innovative. Insieme questi quattro elementi rispecchiano le esperienze, i gusti e le emozioni dell'uomo nel suo contesto culturale e sociale. Musica, cultura, cucina e spettacolo sono tutti elementi che rappresentano l'essenza dell'Italia e della sua cultura. La cucina italiana, con piatti iconici come la pizza, la pasta, il gelato, è famosa in tutto il mondo per il suo sapore unico e la sua tipicità. La famosa arte del fare il pane e la pasta, per rimanere in tema, è stata tramandata di generazione in generazione da secoli, creando piatti che hanno saputo conquistare il cuore e il palato di tutto il mondo. Infine, la musica, la cultura, la cucina e lo spettacolo e la tradizione italiana sono tutti elementi fondamentali per comprendere la bellezza e la profondità di un paese come Mazara del Vallo, che sta nel cuore del Mediterraneo. È chiaro però che tutto quello che si realizza ha un prezzo da pagare. Per alcuni giorni, ad esempio, una piccola parte del lungomare più bello d'Italia è stato chiuso per l'allestimento della festa. Ma pensate veramente che un avvenimento di una simile portata si sarebbe potuto realizzare senza un minimo di disagio? Quello che conta è la piena riuscita di un evento incredibile in un periodo diverso da quello estivo, e quello che conta è aver dimostrato che la nostra città, che invito sempre tutti a visitare, ha dimostrato, grazie all'ideatore Francesco Foggia e ai volontari dell'UNAC, Unione Nazionale Arma dei Carabinieri, sezione di Mazara, di saper reagire, di produrre economia, cultura e rispetto delle tradizioni dei nostri prodotti. Francesco ha portato a Mazara una brigata di cuochi tra i più stellati e famosi al mondo, capitanata dal nostro chef locale Paolo Austero, che ha cucinato con il nostro pane, la nostra pasta e soprattutto il nostro pesce. E spero che non sia sfuggita e più la valenza culturale dei talks, con la presenza della giornalista Sandra Murri, della famiglia del prefetto Sodano e del nostro magistrato Massimo Russo, che ricorderete era uno dei ragazzi del giudice Paolo Borsellino. Tutte queste persone hanno parlato di territorio e mafia, della cattura di Matteo Messina Denaro e di come questo re sia nudo. Sì, cari signori, il re è nudo. Dopo la cattura di Messina Denaro, catturato dopo 30 anni di latitanza compiacente, le cronache ci raccontano del capo assoluto della mafia che va a fare la spesa al supermercato, che paga le bollette, che conserva gli scontrini del ristorante per tenere sotto controllo le spese e che ha problemi di menage familiare, come uno qualsiasi di noi. A che gli sarà servito essere il capo dei capi della mafia?
A tutti quei giovani che mitizzano i mafiosi dico: lasciate perdere e andate a lavorare, anche fuori dalla vostra città, ma andate a lavorare. Non sarete di certo i primi, farete sacrifici, ma almeno ci avrete guadagnato in dignità e autonomia. Perché la mafia, come si dice da noi, è strada che non spunta, è un vicolo cieco, o muori o vai in prigione. A voi la scelta. L'ex caserma della Guardia di Finanza di Trefontana è stata venduta, l'ha acquistata dal comune di Campobello un imprenditore edile di Salemi per 255.000 euro. L'immobile di 165 metri quadri e con una pertinenza di 262 metri quadri esterni non è in buone condizioni e per questo motivo il comune, non avendo disponibilità finanziarie per ripristinarlo, ha deciso di venderlo. La valutazione dell'immobile era di 250.000 euro ed era la base di vendita all'asta. Riguardo alla destinazione dell'immobile, l'assessore Tramonte specifica che si potrà utilizzare solamente con fini commerciali e quindi come negozio o ristorante e non può essere invece un'abitazione o un B&B. Grande partecipazione per il concerto del 1° maggio organizzato dal Comune di Favignana. La Libera Orchestra Popolare di Marsala ha incantato e entusiasmato ieri sera il pubblico in Piazza Europa e sul finire sono arrivati anche gli attori Claudio Gioè, Esther Pantano e Domenico Cantamore con il cast della fiction Macari, attualmente sull'isola per le riprese della terza serie. Una grande festa collettiva con tutti e per tutti, un concerto che ha chiuso un fine settimana di grande affluenza a Favignana con Palazzo Florio e l'ex stabilimento che hanno registrato oltre 3.000 visitatori. Ascoltiamo le interviste al sindaco Francesco Forgione e a Salvatore Ingui, referente provinciale di Libera. Abbiamo voluto riprendere la tradizione del 1° maggio, in questo 1° maggio particolare con una guerra alle porte di casa e con il tema del lavoro che ripropone per intero la grande questione meridionale oggi in Italia. E non a caso abbiamo scelto due articoli della Costituzione, l'articolo 1 che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. Solo in un'Europa di pace, di cooperazione, di sviluppo in un rapporto tra il nord e il sud, tra l'Europa e il Mediterraneo e l'altra sponda del Mediterraneo ci può essere un diverso sviluppo. E non a caso, assieme a tutti gli artisti agadini che hanno accolto il nostro invito a partecipare a questo concerto, abbiamo voluto qui con noi la Libera Orchestra Popolare di Marsala, un incontro tra identità, culture, donne e uomini di tutti i paesi, perché il Mediterraneo deve ritornare ad essere un luogo di incontro, non di conflitti, un luogo di accoglienza e non di odio, di rancori e di respingimenti. Questo è il nostro 1° maggio a Favignana. Intanto è una gioia incredibile perché noi già qua siamo stati quest'estate, esattamente il 19 luglio, in occasione della conclusione delle manifestazioni per Falcone e Borsellino. Quindi per noi è un onore doppio il fatto che oggi ci abbiano chiamato e il fatto che oggi più che mai abbiamo bisogno di lanciare messaggi positivi di pace, messaggi di integrazione, messaggi di non odio, di amore, di non violenza, parole che sembrano quasi ormai desuete, ma che in un momento come questo, dove sembra che il mondo ormai sia tutto quanto in guerra, dove sembra che ormai regni l'odio sovrano e non la pace, la nostra Libera Orchestra, formata da persone che rappresentano tutte le categorie umane, non le razze, la razza è una, quella umana, ma che rappresenta tutte le persone di questo mondo. Ecco, sia per provenienza etnica, sia per religione, sia per status economico, sociale. Allora, questa orchestra ha il senso di poter dire che la diversità è bella e la diversità è ricchezza. Circa 300 scout in visita al Parco Archeologico di Selinunte, a fare gli onori di casa il direttore Felice Crescente. Presenti tanti ospiti dai 12 ai 16 anni della provincia di Trapani, arrivati un po' da tutte le parti per il Campo San Giorgio in onore del patrono degli scout. Gli stessi hanno realizzato un video a Selinunte che andrà in Corea e poi sarà visualizzato in occasione della giornata mondiale degli scout che si terrà ad agosto. Un campus ecologico che ha portato anche i giovani a trascorrere 3 giorni dal 29 aprile al 1° maggio
anche all'interno dell'area boschiva del Parco archeologico Selinuntino. Passiamo allo sport. Si sono giocati i play-off e i play-out di calcio di eccellenza. Retrocedono in promozione Cus Palermo e Gela. La Profavara domenica prossima in finale con l'Enna. Sentiamo. Si è giocata al Bruccoleri la semifinale play-off del girone A di eccellenza tra i padroni di casa della Profavara e la Don Carlo Misilmeri e al termine di una gara molto intensa il sodalizio favarese ha avuto la meglio imponendosi per 3-2. I ragazzi di Mister Catalano si sono portati a casa il successo nei 90 minuti grazie ai gol di Retucci alla doppietta di La Piana, mentre le reti della squadra allenata da Mister Aronica portano la firma di Mendola e Manfrè. Una vittoria di grande prestigio per i gialloblu che hanno così staccato il pass per la finale play-off di domenica prossima contro l'Enna. Invece, in basso alla classifica, i verdetti del campo sono arrivati. Ai play-out del girone A si salvano Leonfortese e Marineo, mentre retrocedono Cus Palermo e Gela. Al nuovo stadio di Leonforte gli uomini di Mister Mannarà si sono imposti per 2-0 sul Cus Palermo grazie alle reti di Caputa nel primo tempo e di Meta in avvio di ripresa. Un successo meritato per i biancoverdi che si sono così guadagnati la salvezza sul campo, condannando invece alla retrocessione i cussini di Mister Zappavigna. Al comunale di Marineo invece i padroni di casa di Mister Pagano si sono meritati la permanenza in eccellenza con un perentorio 4-1 rifilato al Gela che retrocede dunque in promozione. Di Ciancimino, Sanna Sardo, Gambino e Colley le reti della compagine di casa, mentre il gol degli uomini di Mister Pensabene porta la firma di Messina. Si è svolta domenica scorsa la finale play-off regionali di calcio a 5 tra Futsal Mazara e Vigor San Cataldo e i gialloblu hanno vinto per 3-0 con reti di Buscaglia e Figuccio e a un autogol. La gara si è giocata al Pala Don Bosco di Palermo dove era presente un folto gruppo di tifosi mazzaresi. Adesso per i ragazzi di Mister Bruno la fase nazionale a margine della quale altre 4 squadre saranno promosse in Serie B. Ma vediamo gli highlight. Amici sportivi, appassionati di Futsal, ben trovati al Pala Don Bosco di Palermo dove si affrontano Mazara Futsal e Vigor San Cataldo, ultimo atto del campionato di Serie C1 regionale. Non riesce a liberarsene. Qui recupera palla ancora il Mazara con doppio sinistro. Attenzione alla giocata di Dopico, cambia fronte, va da Morales, ora Alves chiama il pallone, spalla la porta, riceve Lara Martinez che si gira, Lara Martinez, la palla scarpeggiata dal portiere, poi attenzione all'uscita in ripartenza da parte della Vigor con il tentativo parato in due tempi da Sugamiele. Ricordo l'anno prossimo la novità regolamentare del tempo effettivo anche in C1. Si passerà ai due tempi da 20, qui la conclusione tentata da Dopico di pochissimo fuori. Sugamiele al lancio, la palla dentro, Alves se l'è divorato qui arrivando comunque in spaccata. Sugamiele riesce a recuperare palla, ma scivola Coseliglio, attenzione alla rigore che recupera il Baldino, la palla fuori piove Morales da dietro come una piovra, recupera palla Alves pronti alla porta, la respinta Pico, poi la palla giocata in avanti, Coseliglio si gira, calcia palla fuori, non di molto, prova ad accendersi Coseliglio, è qua ad assistere a questa partita che fino a questo momento non sta tradendo le attese. Dopico sinistro e Dopico respinge il portiere che forse l'ha vista arrivare all'ultimo momento, ha chiamato il Mazara insieme ad Alessandro Figuccio che lo ha allenato, ne è stato capitano. Intanto attenzione ancora proprio De Marco con la parata Dopico sopra la traversa, il tentativo arremba il Mazara Futsal, è la Vigora che prova a continuare ad attaccare con questa palla messa dentro, si addormenta De Marco, occhio all'opportunità col tiro respinto
da Sugamiele. Alves riesce a tenerla in qualche modo, poi passa sul 10 avversario, ancora Alves che passa, Alves dentro! Buscaglia per il vantaggio del Matera Futsal, la zampata vincente di Buscaglia, ma grande merito va assolutamente a Felipe Alves. Dopico converge, poi cambia fronte, va da Morales, l'appoggio, Dopico! Calcia con sinistro, non trova la porta, prova in difficoltà il suo compagno che poi gli detta la palla in profondità, è uscito male di proietto, Coselillo la tira in campo, poi tunnel, e la palla che esce in calcio d'angolo, tu sai che c'è, provo a farmi perdonare dettando il passaggio, Dopico ha dato una palla col contagiri, intanto Alves impende di proietto, torna sulla palla ma ha commesso fallo. Con la palla che intanto prova a passare, attenzione ad Alessi che sbaglia il gol del possibile 1-1 e Morales che recupera, è 2 contro 1, Morales da solo, Morales per Farina che non arriva, ma c'è la deviazione, c'è l'autogol che vale il 2-0 per il Mazara Futsal, la prima vera grande giocata di Morales in tutta la partita, regala al Mazara un altro passo verso la vittoria dei playoff. Martorana, Agnello fermato da De Marco, attenzione a Nicoli che può liberarsi su Gamiele, su quello che era di mezzo tra un tiro e un assist, angolo scodellato per Agnello, il palo e poi Martorana fuori, che occasione per Agnello. Mentre riesce a passare De Marco su Granatiere, De Marco vince il rimpallo, la tiene Dopico, guarda la porta, finta il tiro, calcia e di proietto con l'esultanza dopo la parata. Pico toccato duro, c'è forse il fallo, ma Morales fa, Morales per Fiducio, ha toccato una palla, è la palla della vittoria, è la palla del 3-0, Alessandro Fiducio, l'uomo che più di tutti forse sta lavorato alla grande per portare a casa questo grande risultato per il Mazara Futsal, 3-0. Palla per Garcia Marquez che calcia col destro, respinge Fiduccio che esulta, poi ancora Nicoli che l'ha respinto ed è finita! Il Mazara Futsal si gode il trionfo, si gode la gioia, si gode l'estasi perché ha vinto! E per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro canale Facebook e sul nostro sito web e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima edizione.